Bentornati o benvenuti sul canale. Se siete dei nuovi iscritti, benvenuti in questo nuovo video. Vedete qui il mio bagno perché siamo di nuovo in procinto di fare una tinta. Questa volta però niente spuma, è una tinta vera che copre i capelli bianchi. Infatti sto parlando di palette e questa box l'ho ricevuta da Palette in collaborazione con TRND, che mi ha inviato queste due tinte. Fanno parte della Metallic Collection e io ho scelto il biondo dorato, un 6.61. Mi sembrava che fosse leggermente più chiaro del mio colore e non mi dispiaceva andare leggermente a schiarire. Dopo il disastro l'ultima volta i miei capelli bianchi sono tornati. Allora, a parte che comunque si sono rovinati, ve lo posso tranquillamente dire perché ne perdo veramente tanti, però si vedono tranquillamente i capelli bianchi. Ecco, vedete, comunque c'è ci sono ancora un pochino questi residui di riflessi biancastri. Sì, ho perso parecchi capelli, però io così non ci so stare perché comunque me li vedo i capelli. Guardate questo innanzitutto, cioè si vede. Comunque, bando alle ciance. Capelli da pazza a parte, ha ancora dei riflessini rossi, non so se questo me li andrà a togliere oppure ad accentuare. Allora, eccolo qui. Andiamo subito a vedere cosa c'è all'interno. Più o meno ci sono sempre le solite cose, ma noi lo apriamo insieme. Eccolo qui, il flacone applicatore. Qui c'è la crema colorante. Poi abbiamo il balsamo, le istruzioni e i guanti, che come sempre non utilizzerò perché ho i miei. Quindi quello che adesso andiamo a fare ovviamente è a mixare come sempre i due prodotti, perciò l'applicatore e la crema colorante. Se mi vedete così mi sono bruciata mentre cucinavo. Chiudiamo e agitiamo. Mentre agito vi dico che le indicazioni di questa tinta sono che ha un effetto luminoso, effetto metallico. C'è scritto qui, luminoso, effetto metallico, colorazione permanente, con balsamo Intense Flex che ripara milioni di legami all'interno del capello, 100% copertura dei capelli bianchi, un colore intenso fino a 10 settimane. Vedremo se è così oppure no. Allora, agitandolo un pochino la boccettina è diventata color pesca. Direi di procedere ad applicarlo. Questa è una maglia che posso tranquillamente sporcare e quindi non mi metto neanche l'asciugamano. Mi pettino un attimo i capelli e poi li divido in sezioni e le applico, perché con i capelli ricci così non riuscirei tanto bene. Allora, io con la luce dello specchio la vedo, ma qui spero che si veda, ci sono tutti i capelli bianchi. Aiuto, speriamo che stavolta li copra perché non ho più voglia di fare tinte. Qui dice 10 settimane, non credo, perché comunque secondo me dipende tanto anche da quanto lavi i capelli, mi si è appena rotto il guanto, perfetto, però proveremo. Allora, ho messo appunto un pochino di colore e avevo dimenticato di schiacciare play semplicemente, quindi scusatemi, però quello che ho fatto è dividere in sezioni il capello e andare ad applicarlo. I capelli bianchi c'erano, questo qui è leggermente più chiaro del mio colore, quindi vorrei andare ad applicarlo proprio bene bene bene, evitando di lasciare zone scoperte, perché se no appunto vengo di due colori diversi. Quindi quello che vado a fare adesso è, off camera, guardando bene bene allo specchio, andare ad applicare la tinta su tutta la testa e poi lasciarlo in posa e vederci a tinta applicata. E l'unica cosa che volevo dire è che appunto penso ci sia dell'ammoniaca, perché sento un pochino pizzicare e nulla di fastidioso, e l'odore invece è molto forte, ma penso sia proprio normale perché essendo una tinta permanente ci deve per forza essere l'ammoniaca, o comunque non è una di quelle senza l'ammoniaca.
effetto metallic, dice qui, vedremo come andrà, vedremo quanto sono più chiari i miei capelli, è comunque un 6.61 biondo dorato, vedremo. In base alla leggenda che c'è qui, in base al colore che tu hai, ti dà questo risultato. E un'altra cosa, se non dovesse bastare questo flacone, ho un'altra confezione, la andrò ad aprire, ma ve lo saprò dire soltanto a fine video quanti flaconi ci vogliono per capelli lunghi come i miei, per coprirli tutti quanti. Quindi adesso andiamo ad applicare tutta la testa e ci vediamo dopo. Allora, ho applicato tutto. Qui sono già un po' sporca, ma comunque sia, non fa nulla. Poi dopo mi sciacquerò bene. Allora, un flaconcino più o meno mi sembra che basti. Vediamo poi però dopo con il colore. Devo dire che però ho aggiunto un pochino di acqua al fondo, ma giusto un goccio per prendere tutto quello che c'era al fondo perché non scendeva. Quindi un po' si spreca perché vedete, un pochino giù c'è ancora, ma questo qui non viene via. Dovrei proprio tagliarlo e rispalmarlo. Lo faccio magari dopo, quando vado a fare il massaggio finale. Come applicazione totale, io ho fatto quella perché dovevo coprire da 30 minuti, lasciare in posa 30 minuti. Io comunque tra una ventina di minuti taglio qui, lo rimetto in posa, soprattutto sulle lunghezze, e poi faccio gli ultimi 10 minuti. Comunque in generale 30 minuti di posa e ci vediamo dopo. Ok, allora sono passati 30 minuti, non ho poi aggiunto il fondino perché ho messo la cuffia, quella riscaldante, quindi è andata benissimo così. Allora, mi sono sporcata come sempre, ma quello ormai è un'abitudine. Eccoci qua, togliamo la pinza, vado a sciacquare, a lavare, utilizzerò poi anche il loro balsamo, questo qui. Ci vediamo a capelli bagnati ma non asciutti. Allora, io vedo dei riflessi rossi, li vedo anche allo specchio. Non mi piace quando arrivano i riflessi rossi, però non essendo una parrucchiera probabilmente questa è la colorazione, tira sul rosso, non lo so, fatemelo sapere voi. A vederlo così mi sembra che i capelli si siano uniformati e abbia coperto, anche vedermi allo specchio, quindi vediamoli da asciutti. Li farò però sempre ricci perché non ho voglia di stirarli, sinceramente ci metto troppo tempo e non ho voglia, e quindi ci vediamo dopo. Allora, direi che il colore è venuto bene, ha coperto tutti i capelli bianchi. Adesso cerchiamo di far vedere. Li ho coperti tutti. La mia piega non è venuta molto bene, ma quello non credo che c'entri molto con la tinta. Allora, qui diceva Metallic Collection, però perché Metallic? Non capisco. Credo che abbia dei riflessi rossastri, però devo scoprirlo alla luce del sole. Qui oggi sole non se n'è visto. Però mi piace comunque il colore, come mi sta. Non mi dispiace affatto, e sembra che anche qui abbia coperto tutti i capelli bianchi, forse non ho tolto tutte le macchie sulla pelle, però vabbè, non importa, anche qui un pochino macchiato, dai, anche qui un pochino macchiato. Io ho sempre il problema che qui sotto li ho belli ricci, mentre invece, ecco, guardate qua, mentre invece sopra non sempre mi vengono bene, però pazienza. Allora, è bastata una sola confezione, direi di sì, perché mi sembra uniforme, quindi più o meno la lunghezza dei miei capelli, ho cambiato la maglia perché mi sono bagnata mentre mi asciugavo. La lunghezza dei miei capelli più o meno è leggermente sotto le spalle, quindi direi che più o meno fino a qui va bene, è una confezione sola. Un po' più chiaro, me lo aspettavo decisamente. A vederlo da qui forse ci si poteva aspettare. È chiaro che dipende tantissimo dal colore di base da cui uno parte, quindi occhio anche a quello, però come colorazione non mi dispiace, sinceramente. Non è chiara come la foto.
però essendo un 6,61 probabilmente giusto così, io le numerazioni delle colorazioni sinceramente non le so. Ogni tanto quando i capelli mi escono così mi viene la voglia di farmi la stiratura, la cheratina, perché avere i capelli ricci ogni tanto è... mamma mia, stressante. Comunque sono stata ore e ore a asciugarmi i capelli per avere dei capelli che non mi piacciono. Vabbè, avrò sbagliato sicuramente io, ma diciamo che penso che le persone con i capelli lisci siano più privilegiate, perché se li asciugano e vanno così, noi no. Comunque, è sempre così, chi li vuole ricci li ha lisci, chi li vuole lisci li ha ricci, perciò va bene lo stesso. Tornando alla nostra tinta, a me è piaciuta, questa qui è piaciuta. Ripeto, Metallic Collection non so il perché, non vedo nessun riflesso metallico, cioè non so se neanche sarà quello lo scopo. Comunque il balsamo sì carino, credo che però me le abbia forse un po' appesantiti, non lo so. Comunque li lascia molto morbidi dopo la tinta, quindi ho provato il loro balsamo che trovate all'interno della confezione di palette. Questa volta la tinta è approvata, i capelli sono stati coperti, i bianchi, e quindi insomma questa decisamente approvata anche nel colore. La colorazione non mi dispiace, la vedrò poi meglio anch'io alla luce del sole, ma proviamo ad alzare la ring light al massimo. Non lo so, però non mi dispiace, dai, non mi dispiace affatto, l'abbasso se no divento cieca. Fatemi sapere voi che cosa ne pensate nei commenti, ovviamente. Non mi ha pizzicato, nonostante l'odore mi dice che contiene ammoniaca, adesso non so, non ho letto. Sì, ammonium, quindi sì, però l'odore l'ho sentito, mi ha pizzicato leggerissimamente all'inizio, poi basta, nulla più, quindi non mi ha dato fastidio. Nessun fastidio per quanto riguarda l'ammoniaca. Capelli sono abbastanza morbidi, sono rimasti crespi i miei capelli, ma ripeto, questo non penso che sia dovuto alla tinta, ma al mio capello riccio. Fatemi sapere se vi piace il risultato finale, se avete provato questa tinta nelle altre colorazioni. Non sono tantissimi in verità, lo so, perché mi hanno anche dato degli sconti da distribuire, questo è, mi è rimasto questo qui. Non sono tantissimi i colori, vedete che sono solo 5 e dovrebbero essere biondo platino, perlato, biondo argentato, castano scuro, castano cioccolato ramato e il mio, quindi il biondo dorato. Sono soltanto 5. Direi che vi aspetto tutti quanti giù nei commenti per un parere su questa tinta, se l'avete provata o in generale se vi è piaciuto il mio risultato e che cosa ne pensate degli altri colori qualora li aveste provati. E noi ci vediamo al prossimo video. Per non perderlo è super semplice, basta iscriversi al canale attivando la campanella, così da non perdere nessuno dei miei video. Ricordati anche di lasciarmi un pollice in su a supporto del canale. Sono due gesti super semplici, non vi costano nulla, ma per me fanno tanta differenza, e grazie. Grazie, perché qui su YouTube siamo arrivati a 5.000 iscritti. Grazie ancora, siamo ancora di più sugli altri social. Vi aspetto sempre di più numerosi e ancora grazie, grazie, grazie per il vostro supporto. Sapete che sono super contenta e ci vediamo al prossimo video. Ciao!